Vent'anni di sorrisi con Soccorso Clown, l'importanza veramente fondamentale di avere un sorriso in un percorso ospedaliero per bambini, per anziani, al Meyer, a Siena e in altri ospedali. Ne parliamo con Caterina Turi, con Giacomo Costi, il dottor Fresco, sono venuti a trovarci. Avete realizzato anche una mostra all'auditorium di Palazzo Panciatichi a Firenze per raccontare di 20 anni di Soccorso Clown. Com'è nata questa storia, Caterina? Com'è nata? Allora, io ho incontrato, lavorando in teatro, Yuri Olshansky, che insieme a me appunto poi è diventato fondatore di Soccorso Clown, e mi ha parlato di questo lavoro che lui faceva insieme a suo fratello Vladimir Olshansky in America, a New York, con Michael Christensen della Clown Care Unit di New York. E a questo punto mi chiedeva anche se ci fosse un'esperienza simile, certo, in Italia. Non c'era, quindi subito abbiamo deciso di fondare Soccorso Clown. E abbiamo proposto questo progetto al Meyer, il primo ospedale in Italia che ha accolto la nostra attività, cominciando proprio nel reparto di oncoematologia, dove all'epoca era primario la professoressa Bernini, sostenuti dall'Associazione Noi per Voi dei genitori. Una cosa molto bella, all'inizio salutata con non poco scetticismo, no? Come un di più, un intralcio ai medici, e poi i risultati hanno parlato per voi, secondo me, no? Sì, in effetti all'inizio non è stata poi facile far capire che non siamo dottori ma siamo professionisti dello spettacolo, che dietro c'è una grande formazione. E dopodiché però i risultati si sono visti anche con la ricerca, appunto è stato dimostrato che c'è una riduzione dello stress del 50% nei bambini accompagnati con i nostri clown in sala operatoria, e addirittura questa ricerca è stata pubblicata sulla rivista statunitense Pediatrics. La ricerca è stata fatta proprio al Meyer dalla dottoressa Laura Vagnoli, dottor una rivista, come dire, molto autorevole dal punto di vista delle riviste scientifiche, che ci racconta dell'importanza della riduzione dello stress durante un'ospedalizzazione, durante un percorso di malattia, prima di un'operazione. È un lavoro, come dire, mi verrebbe da dire che è un lavoro, è molto seria la questione di far ridere dei bambini ammalati, dottor Fresco, no? Sì, è un lavoro, e come tutti i lavori ha bisogno di preparazione e di formazione, perché non ci si improvvisa clown, a maggior ragione non ci si improvvisa in ospedale, perché ti trovi davanti a situazioni spesso difficili, a situazioni in cui i bambini stanno male, senza girarci tanto intorno. Certo, è così. E quindi devi essere preparato, avere mille competenze, mille abilità per cercare di riuscire a portare una leggerezza, è quello che noi cerchiamo di portare, insomma, nelle camere, nel reparto. E quindi ci vogliono varie competenze, insomma. Ci vogliono varie competenze, dovete essere molto bravi, lì ci sono bambini, ci sono genitori molto preoccupati che, come dire, sognano la cura, certo, non tante altre cose, e poi capiscono che sono dentro un cammino e che avere voi come compagni di cammino può essere una cosa bella. Dovete vincere delle resistenze iniziali, come funziona? Sì, io faccio questo lavoro dal 2003. Era molto diverso all'inizio rispetto a quanto è ora, perché comunque la percezione anche del clown era molto meno radicata all'inizio e c'era meno la conoscenza di quello che noi poi andiamo a fare, mentre ora, insomma, più o meno ci conoscono tutti, specialmente al Meyer, e ci accolgono molto tranquillamente e con piacere, insomma, specialmente le famiglie sono molto contente quando andiamo a visitare i bambini, insomma. Succede esattamente l'opposto di quello di 20 anni fa, cioè ora siete visti come una cosa fondamentale. Sì, ora cioè nel momento vogliono. Se non ci foste, dici, oh, come? Dici, ma non vengono oggi? Sì, è vero questo, Caterina? Sì, ci chiamano spesso, devo dire, tutti i giorni, perché ora, oltre al lavoro ordinario di stanza in stanza, in ogni reparto, c'è la possibilità di fare delle richieste straordinarie da parte dello staff, dagli psicologi, dai medici, dagli infermieri. E quindi ogni giorno mi arrivano proprio queste richieste per andare a trovare dei bambini in particolare, proprio perché vedono che ci sono risultati migliori anche nell'accettazione delle terapie, si riesce a migliorare la degenza, certo, ospedaliera, certo, insomma, anche perché appunto sono percorsi molto spesso dolorosi, cioè, i bambini non stanno lì perché si divertono, non hanno nulla da fare, stanno lì per motivi le volte, certo, molto gravi e importanti, no, Giacomo? Certo, sì, spesso e volentieri sono bambini che vediamo ripetutamente nel corso dei mesi, e si instaura anche un rapporto molto bello col bambino, con la famiglia,
che ci cerca, ci richiede continuamente per visitare il bambino quella volta o due alla settimana in cui siamo in quel reparto lì, insomma. Tu l'hai detto un po', come dire, con grande leggerezza e senza nessuna presunzione, un lavoro, in realtà vi confrontate con un carico di dolore da cui, come anche operatori dello spettacolo, dovete anche aver imparato a proteggervi in qualche modo, no? Si parla di sindrome di burnout, certo, per i volontari, certo, del dolore, eccetera. Beh, noi siamo comunque tutelati da tutta una serie di meccanismi, diciamo così, che Soccorso Clown ha attuato nel corso degli anni. Già il fatto di lavorare in coppia ci permette comunque di scaricare la tensione che deriva dal lavoro. Poi siamo supportati da uno psicologo due o tre volte ogni anno, ci vediamo con questo psicologo per fare appunto igiene diciamo preventiva per il burnout. E quindi c'è tutta una serie di procedimenti che usiamo per non cadere appunto nella sindrome appunto che accennavi prima, che è molto tipica in queste situazioni qui, anche perché veramente ti trovi spesso davanti a dei bambini che poi non vedi più. Cioè, questo non è semplice. Per niente. Sei lì per farli ridere. E io mi ricordo all'inizio del carico pesante che mi portavo a casa nei primi tempi. Poi ovviamente, come tutte le cose, impari. Chiaro. Questo naturalmente è molto importante, anche perché il vostro lavoro, che ha grande continuità, non è un lavoro spot, diciamo così, e non solo a Firenze. Io prima sbrigativamente ho citato Siena, ma non solo Siena. Non solo Siena, anche a Prato, nel nuovo ospedale di Prato, dove abbiamo delle giornate dedicate agli accompagnamenti in sala operatoria. E a Roma, al Bambin Gesù, all'Umberto I e al Gemelli con gli anziani, che è un progetto nuovo, perché praticamente... Tutte cose anche un po' diverse tra di loro queste, no? Sì, sono diverse, c'è un repertorio un po' diverso, magari Giacomo può dirlo meglio, insomma, qual è l'approccio. Sì, comunque funziona anziani, molto bene anche con loro. Con gli anziani è divertente, perché in qualche modo è come lavorare con i bambini. In un certo senso è come un cerchio si chiude, sì, e torni praticamente all'infanzia. Abbiamo fatto un progetto molto lungo anche a un RSA di Firenze che si chiama La Chiocciola negli anni scorsi, sì, e venivamo veramente accolti con grande entusiasmo da questi anziani, cui facevamo musiche, giocoleria, magie. Insomma, il momento in cui eravamo noi era un momento di festa veramente. Che cosa portate voi a queste persone? Appunto lo svago, la festa, il trovare la forza di sorridere quando uno non c'ha tanta voglia di sorridere, che portate, Giacomo? Sai, dipende anche dall'utenza. Diciamo che coi bambini in ospedale noi cerchiamo di alzare il loro livello di energia, perché prevalentemente in ospedale c'è un livello molto basso, e quindi il nostro compito è quello di in qualche modo aumentare questa energia del bambino, sia con un sorriso, sia con la partecipazione a un gioco, sia con il riuscire a fare una magia. Con quell'esperienza con gli anziani invece era molto divertente, perché si trovavano tutti insieme nella sala mensa e arrivavamo noi, era una sorta di festa popolare in cui molto tutti bello, partecipavano, cantavano. I medici, come è il rapporto con i medici, con gli infermieri che sono lì, insomma, lavorano? Di collaborazione, anche perché abbiamo sin da subito abbiamo detto che noi non siamo lì per intralciare il loro lavoro, anzi, chiaro, siamo lì per facilitarlo, quindi siamo a loro piena disposizione, certo, insomma. E anche i genitori vi ripagano con quella moneta che veramente non apprezzo, che è la gratitudine assoluta, immagino, no? Sì, questo non apprezzo. Un'ultima battuta, Caterina, tu sul fatto che la sanità è in questo momento, l'abbiamo detto mille volte, la crisi, le difficoltà, i tagli, eccetera, eccetera, in una certa sofferenza, voi comunque cercate di resistere, naturalmente. Sì, no? Cerchiamo di resistere. Diciamo che, per fortuna, grazie a donazioni, a fondazioni, insomma, riusciamo ad andare avanti. Ora, nel caso dell'ospedale Maier, è la Fondazione Maier che si fa carico del progetto, e in altri casi siamo noi a raccogliere i fondi con le bomboniere solidali, ci sono varie modalità, insomma, con campagne di raccolta fondi, quindi è possibile vedere sul nostro sito www.soccorsoclown.it. Soccorsoclown.it, assolutamente, sì, ricordiamolo, grazie per il lavoro che fate, grazie per esserci venuti a trovare. Grazie.